La finanza in soldoni di Massimo Famularo. MPS. E io pago. Mentre le indiscrezioni sul percorso elaborato dal Ministero del Tesoro per uscire dal capitale di MPS si fanno più dettagliate, sembra quasi di sentire la proverbiale esclamazione del principe De Curtis. Infatti, per consentire ad un potenziale acquirente la neutralità sul capitale, ossia per proteggerlo verosimilmente da necessità immediate di aggiungere nuovi capitali, il Tesoro si prepara a scorporare il rischio legato alle cause passive, con una richiesta complessiva intorno a 10 miliardi e accantonamenti per 1 miliardo, trasferendo il ramo d'azienda ad una controllata di Cassa Depositi e Prestiti, probabilmente FinTech. In aggiunta sarà necessario un aumento di capitale nell'ordine di 2,5 miliardi, al quale si aggiungerebbe una dote fiscale già inserita nel progetto di legge finanziaria che consentirebbe di trasformare in crediti circa 3 miliardi di deferred tax asset. Morale della favola, per liberarsi di Montepaschi di Siena, salvata nel 2017 con 5,4 miliardi, lo Stato dovrebbe impiegare ulteriori fondi per circa 6 miliardi ed accollarsi i rischi per altri 10. Ma sarebbe un errore lamentarsi dell'esborso di oggi senza considerare che si tratta solo della fisiologica conseguenza della scelta fatta in passato di salvare l'istituto facendo finta che fosse solo in temporanea difficoltà, con buona pace delle istituzioni europee. Esiste una direttiva, la Bank Recovery and Resolution, che è stata introdotta appositamente per evitare che i soldi dei contribuenti venissero bruciati in salvataggi bancari. Ma nei casi più rilevanti, dalle popolari venete al Monte dei Paschi, in Italia siamo sempre riusciti ad aggirare la normativa lasciando il conto da pagare ai contribuenti. Purtroppo nel mondo post-Covid-19 il debito del nostro paese, che era già elevato, diventerà enorme e le necessità di intervento dell'economia saranno sempre più pressanti, ma la classe dirigente italiana continua a preferire il consenso di qualche minoranza qualificata all'interesse della collettività, per cui ci tocca assistere impotenti all'ennesimo salvataggio di Alitalia e alla ricapitalizzazione di MPS, sperando che almeno per quest'ultima si riesca a mettere la parola. La Finanza in Soldoni è un progetto multicanale curato da Massimo Famularo. Oltre a questo podcast potete seguire il blog massimofamularo.com o il canale YouTube con lo stesso nome. Se vi piacciono i contenuti lasciate un like e condivideteli sui vostri social. Grazie!